uno dei paesi al mondo in cui si impiegano di più i robot in sala operatoria, stando almeno ai dati di Intuitive Surgical. Abbiamo visto una delle macchine Da Vinci, urologia, chirurgia generale, cardiochirurgia, ginecologia, i principali campi di applicazione. Alle spalle del robot una squadra di sala operatoria con un chirurgo che decide. I vantaggi, prendiamo un caso concreto, intervento per una protesi ortopedica. Sentiamo il dottor Andrew Toms e il professor Timperley all'ospedale, quello di Exeter in Gran Bretagna. What we can see here is the anatomy of the patient's knee. Questo è il ginocchio del paziente. Termina con il femore, come vediamo dalla TAC 3D. Il sistema conosce l'anatomia del paziente, identifica l'anca, la caviglia, il ginocchio. Il braccio del robot ci permette maggior cura nel rimuovere quei puntini che sono evidenziati nella scansione preoperatoria. I soli movimenti in una data area avvengono con controllo manuale dell'operatore e se si sbaglia e si esce da quella zona, la macchina non lo consente. Comanda il chirurgo e sul diagramma può controllare dove è rispetto a dove vorrebbe essere. I vantaggi nel breve termine sono per il paziente minor dolore, anticipo del ritorno alla mobilità, ospedalizzazione ridotta e diminuiscono le complicazioni, i ricoveri successivi in ospedale. Nel lungo termine l'allineamento della protesi sarà migliore, la soddisfazione del paziente maggiore.